appena laureata non riuscivo a trovare lavoro. Mi è stata data la possibilità di venire a lavorare qui. Era l'idea di fare una nuova esperienza, un'esperienza all'estero. Io sono arrivato direttamente qui in questa struttura. Per diversi motivi, non soltanto professionali ma anche personali. Hier ist München, hier ist Erlangen und hier ist Berlin. Sono venuta con il reclutamento dall'Italia, c'era addirittura un annuncio sul portale della mia università. In Bayern gibt es 5 Universitätskliniken und Italien würden Sie jetzt hier unten finden. Ho partecipato a questo reclutamento e alla fine mi hanno presa. Ho partecipato anch'io alla selezione che è stata fatta a Roma, dove appunto erano presenti tutti i direttori sanitari dei vari reparti della clinica. Ho scelto innanzitutto sì di venire all'estero per il desiderio un po' sì di fare un'esperienza in una realtà che non fosse quella italiana. La motivazione che mi ha spinto a venire in Germania sostanzialmente è che le condizioni con le quali si lavorava in Italia non erano soddisfacenti. Mi sono trovata un po' disperata, che era tutto partita IVA, oppure al posto di farmi lavorare come infermiere mi volevano proporre di lavorare come OS. Sicuramente è importante per prima di tutto la crescita professionale, perché si impara qualcosa di nuovo, si impara una lingua nuova e poi appunto una crescita anche personale, no? La cosa interessante è stata che al colloquio comunque hanno voluto sapere quali fossero i nostri interessi e cosa a noi piacesse fare, diciamo, nella vita privata. Mi hanno chiesto i miei hobby, perché volevo andare in Germania. Wir haben über die zentrale Rekrutierung, über die Pflegedirektion schon über 30 italienische Pflegefachkräfte rekrutiert, haben aber in Summe viel mehr italienische Pflegekräfte, Italienerinnen und Italiener hier bei uns, die auf dem direkten Weg zu uns gekommen sind.